Michele Santoro, tutti in piedi. Sono veramente molto fiero di aver dato vita a questa serata qui. Molto fiero. Perciò vorrei parlare direttamente al presidente Berlusconi. Caro presidente Berlusconi, lei sta facendo di tutto per farmi diventare un disoccupato, ma non ci riuscirà. Quindi io stasera ho deciso di non parlarle da disoccupato, ma siccome lei una volta ha detto di essere un presidente operaio, io le parlerò da operaio a operaio e le dirò il mio punto di vista su questo ritornello che sentiamo dire ogni giorno: l'Italia non cresce, l'Italia non cresce. Perfino gli imprenditori italiani sono sfilati in corteo per dire che l'Italia non cresce. Anche quelli che non muovono un dito contro le lobby, contro le cricche e contro il suo colossale conflitto di interessi. Anche quelli che l'azienda la lasciano comunque ai figli, anche se i figli sono delle trote, incapaci. Anche quelli che per riuscire a risolvere il problema dell'Italia che non cresce hanno trovato un'unica e sola soluzione: portare le loro fabbriche all'estero. Così se la va, la va alla grande, e se non la va, si cambia paese e si cambiano operai. Ma io penso che questa soluzione si sia rivelata inadeguata, perché comunque l'Italia non cresce. E allora io penso di avere un'altra soluzione. Però deve avere un po' di pazienza per conoscerla, caro presidente operaio. E partirei dal salario. Questo salario che, se continuo così, fra poco non solo guadagnano più di me i lavoratori tedeschi, ma fra poco guadagneranno più di me i lavoratori polacchi e magari perfino quelli rumeni. Allora il mio salario è rimasto fermo e il paese non cresce. E siccome il paese non cresce, allora vuol dire che il mio salario non c'entra col fatto che il paese non cresce. Mi hanno spiegato che io avrei potuto danneggiare la crescita del paese se avessi preteso una crescita salariale. Ma l'abbiamo visto che il paese non cresce lo stesso. E in più io mi sono ridotto, siccome il potere d'acquisto del mio salario si è ridotto e siccome le tasse in percentuale hanno cominciato a gravare di più su questo salario, mi sono ridotto a dover dire ai miei figli: guardate che non ce la faccio più a mandarvi all'università, non ce la faccio più a tenervi a scuola. Così il risultato è stato che mi avete portato via il salario, ma vi avete portato via anche l'università dei miei figli. E siccome mi avete portato via l'università dei miei figli, vuol dire che mi avete portato via i miei sogni. E per mandare mio figlio piccolo all'asilo ci vogliono 300 euro al mese, perlomeno. E io dico: cavolo, se avessi un posto all'asilo, e allora magari anche col mio salario ce la potrei fare un po' meglio. E se avessi una casa popolare,
ce la potrei fare molto meglio, potrei stare molto meglio. Così mi hanno tolto l'asilo, mi hanno tolto la casa e in più mi hanno costretto ad abitare dove si addensano tutti coloro che hanno bisogno di trovare un buco nel quale vivere e che sono molte persone che vengono da altri paesi. E allora, che cosa è successo? Che mi avete portato via anche il quartiere? Perché noi abbiamo cominciato a vedere male quelli che si addensavano in queste case, che vivevano in decine in queste case, che magari per sopravvivere qualche volta pisciavano pure per strada. E quindi mi avete portato via delle persone verso le quali avrei potuto essere, nutrire sentimenti di amicizia, e mi avete portato via pure il quartiere, perché poi alla fine i quartieri dove sono costretto a vivere io sono gli stessi in cui sono costretti a vivere tutti gli sfigati del mondo. Ma allora non sono più quartieri, sono ghetti, che è un'altra cosa, e tutti abbiamo paura di vivere nei ghetti. Una volta io andavo al mare in Sardegna, esattamente dove va lei al mare, in Sardegna. C'erano delle grandi spiagge, io piantavo il mio ombrellino sulla spiaggia, mi mettevo all'ombra di questo ombrellino, aprivo il mio panino col salame o col pomodoro e vedevo i miei bambini che stavano lì nell'acqua blu a nuotare. Voi mi avete portato via anche il mare, perché su quelle spiagge c'è solo il cemento e quella spiaggia che era di tutti è diventata solo di pochi che l'hanno occupata con il loro cemento. E allora nella fabbrica sono arrivati quelli che non hanno i miei diritti e quando mi guardano storto, perché io quei diritti ce li ho. E se mi venisse un'idea di dire: guardate, ho avuto quest'idea per poter cambiare un po' la produzione, a chi la direi quest'idea? La fabbrica non c'è più, c'è solo la finanza, c'è solo speculazione in borsa, per cui siamo diventati tutti dei call center. Oggi ci siamo e domani chissà se ci saremo. E così quelli passano e mi guardano storto. E io, quando passo, non li guardo lo storto, perché non voglio cadere nella situazione in cui stanno loro, oppure addirittura finire in cassa integrazione. Allora, se scioperi, sei fuori. Se parli, sei fuori. Perciò inghiotti, è quello che ti resta da fare, che cos'è? Preghi il Signore per vedere se cambiano le cose? Mi hanno tolto la dignità di dire che io nella mia fabbrica sono importante, non sono un numero, sono uno importante che può partecipare all'idea di futuro di quella fabbrica, a progettare il prodotto. Ma la cosa più grave è che dopo che avete fatto tutte queste cose, il paese non cresce, non cresce e non cresce. Allora, perché io non mi sono incazzato? Perché non sono andato per strada? Perché non ho spaccato tutto? Perché non ho fatto quello che chiunque altro al mio posto avrebbe fatto? E perché mio figlio è rimasto lì davanti al televisore a guardare quello che succedeva, grande, un po' annoiato, sul divano di casa? Perché in quel televisore il lavoro non c'è. I lavoratori non ci sono in quel televisore, i nostri problemi non ci sono. E quindi o tu entri dalla porta che voi avete creato, o tu dimostri che sei uno che ce l'ha fatta a farti vedere e quindi diventi famoso, che è un po' come vincere al Super Enalotto, oppure semplicemente ti hanno convinto che non esisti. E poi parliamoci chiaro, sono robe facili, I grandi fratelli sono robe facili, non devi sforzarti particolarmente per capire
non devi sudare per capire che già se sei stanco, già ti sei rotto le palle della fabbrica, ti metti lì davanti e non fai nessuna fatica. E voi cosa vorreste? Che uno come me entra in un ristorante di lusso? In uno di quei ristoranti dove c'è quel signore in nero, vestito di nero, che ti dice, e lei cosa mangerebbe questa sera? Cosa mangia, signore? E tu ti senti percorrere da un brivido lungo la schiena e dici, cavolo, guardi tua moglie, dice, adesso sbaglio a ordinare, ordino il vino sbagliato, ordino il piatto sbagliato, non solo mi fa schifo quello che mangio, ma devo pure giocarmi lo stipendio. E allora io dico che in TV, in questi ultimi anni, ci avete fatto mangiare dei cibi troppo semplici per molti anni. Era un po' come andare da McDonald's. Tu entri e trovi palloncini colorati, tappetini rossi e ti avvicini dolcemente al consumo. Cosa devi fare? Cosa devi decidere? Panino 1, panino 2, panino 3. E poi telefoni, paghi, SMS, decidi, fai le nomination, apparecchi, sparecchi, fai il lavoro che una volta i camerieri facevano per te e sei pure felice e contento. T'hanno fregato e sei felice e contento perché dici, ma vuoi vedere che una volta mio figlio riesce a fare il panino 1, mio figlio, e se ce la fa a diventare il panino 1 mio figlio, allora facciamo i soldi, diventiamo famosi, diventiamo ricchi, li abbiamo svoltato. Però ci siamo accorti che per fare il panino 1, qui cominciano a chiedere a mia figlia di fare la zoccola. Prima ancora di poter vedere se ce la farà a entrare nel concorso nazionale per fare la velina, la meteorina o quello che sia. No, deve fare la zoccola prima. Allora è successo che qui ci avete portato via un po' tutto. Ci avete portato via il mare, ci avete portato via la televisione, ci avete portato via il lambrusco, ci avete portato via il culatello e adesso vi portate via pure mia figlia, la faccia. Lì bisogna andare in giro e vedere la gente che mi guarda negli occhi e dice, oh, tu sei uno come me. E allora ho cominciato a lasciarli questi reality, a dire, non mi interessano più. E ho cominciato a guardare Fazio, Saviano, Floris, la Gabbanelli. E hanno zero. Perché poi, parliamoci chiaro, Grillo, Celentano, i Guzzanti, quelli ce l'avete già portati via prima. Ce l'avevate portati via prima e il paese non era cresciuto. E allora, vorrei capire, quelli dell'opposizione, di fronte al fatto che ci portano via anche quello che c'è rimasto, cosa fanno? Cosa faranno? Come si ribelleranno questa volta? Cosa diranno? Perché parliamoci chiaro, l'unica spazzatura che andrebbe bruciata è quella che infesta la nostra televisione. Quella si potrebbe bruciare tranquillamente, ma il resto lo dovremmo salvare. Oppure cosa volete fare? Tenervi un piccolo segmento del McDonald's, del monopolio, così gestite voi quello? Ma badate bene che tra tutte le cose che ci hanno portato via pure il mercato, pure la concorrenza, pure la libertà di scegliere. Allora, io direi, decidono le cricche in questo paese, decidono le lobby, decidono i gruppi organizzati. Pensate la storia dei grattacieli di Milano. Ecco, io, presidente operaio, da operaio, le dico, a me, come a Celentano, quei grattacieli là fanno un po' schifo. Ma la cosa più importante è che voi li avete costruiti non con i soldi degli imprenditori,
ma con i soldi delle banche, con i soldi delle banche. E allora costringete me a fare il tifo perché quello schifo di appartamenti venga venduto, perché se non riuscite a venderli quei cacchi di appartamenti là, finisce che noi andiamo a finire in Grecia senza aver fatto niente per finirci nella situazione greca. E quindi io devo dire, per favore, cercate di vendervi gli appartamenti, perché i soldi delle banche in fondo sono un po' anche i miei. E poi c'è un'altra questione ancora più importante, che lo stesso discorso lo devo fare per la RAI. Voi mi portate via Santoro, ma io la RAI la devo difendere lo stesso, per quello che resta, la devo difendere lo stesso. Eppure, cavolo, c'è stato uno in questi giorni, uno di questi consiglieri di amministrazione, che ha presentato un ordine del giorno molto semplice e ha detto, siccome Santoro vuole fare la prossima stagione televisiva al costo di un euro puntata, perché non gliela facciamo fare? Perché non accettiamo il suo invito? Perché non votiamo? Allora guardi, Presidente, io da operaio operaio le dico, guardi, io voto perché Santoro rimanga in RAI e voglio vedere quanti di voi alzano la mano per dire che noi dobbiamo rimanere in RAI. E adesso che fate di fronte a queste mani? Le tagliate tutte queste mani? Le tagliate tutte queste mani? Questo è importante, Bersani, che mi sei simpatico. Falle contare queste mani qui. Falli contare questi 30.000 che si sono riuniti qua stasera intorno a noi. E allora ti dirò alla fine la mia ricetta, la mia soluzione del problema. E la mia soluzione è molto semplice, che ci dobbiamo riprendere quello che ci avete tolto. Ci dobbiamo riprendere l'aria, ci dobbiamo riprendere il mare, ci dobbiamo riprendere la televisione, la cultura, la scuola, ci dobbiamo riprendere quello che avete portato via a noi, il nostro futuro. E quindi, da operaio a operaio, se lei mi chiede, nel futuro di questo paese i lavoratori ci saranno, io che penso che se non partiamo dai lavoratori non c'è soluzione di crescita in questo paese, le rispondo, mi rifaccia la domanda, ci saranno i lavoratori del futuro di questo paese? La mia risposta è sì, sì, sì e sì, quattro volte sì.